Bella a tutti ragazzi, siamo gli Allminders e questo è il settimo episodio settimo di Sky Megali. Come si era chiuso come potete vedere questo episodio, noi riapriamo. Sì. Riapriamo di nuovo in casetta bella, con qualche modifica. Come potete vedere è stata molto modificata. Però, raga, prima di partire alla volta di una nuova isola, io voglio andare a rinominare la nostra mascotte. Io mi mangio le carote. Che è diventata un pollo in tutto questo. E io mi è diventato un pollo in tutto questo. Cioè, è diventato un pollo, sì. Volevamo un villager, come la ma adesso un pollo. Ma come la chiamo? Adem. Proprio in onore dei vecchi tempi. Esatto. Cioè. In onore dei vecchi tempi. Anche perché volevamo chiamarci il villager, Adem, ci chiamiamo il pollo. Sì, infatti, tutto Adem. Siete pronti, ragazzi? Sì, signore, capitano! Ciao, Adem! Mamma mia, Adem, grande. Già hai messo il nome? No, sì. Dove vai, Adem? Ah, sì, eccolo, Adem. Ciao, Adem, tu rimani chiuso. Adem, ah, non lo fate scappare, ovviamente, raga. Infatti, mo sai che faccio una bella recinzione. E io direi, mazzo, madonna, quanti polli ho. Io direi all'isola quella con robot e l'ombrello. Dai, andiamo a fare quella, che la volevamo fare da tanto, figa. Famo quella, dai. Esatto. Basta, oggi facciamo l'isola delle ombrelle con sopra e con sotto le robot e sopra il castiello. Il castiello. Praticamente sarebbe, in parole povere... Vabbè, partiamo da Gafonata. Dai, dai, andiamo a vedere sto robot con l'ombrello. E sopra l'ombrella un castello con il pisello. Molto bello. Oh, hanno, va, smettere. No, no, fermo. Ah, ma ce l'avevo le torce, sì, mo ce n'ho 52. Porco due, ridammele. Non credo proprio, ciao. No, dammi metà a Leonardo, così ce l'ho. Tieni, Leo. È incazzato l'ercio sto nuovo golem. Si è incazzato sto golem. Sì, sta a sparare palle, non so a cosa. Forse c'è un mob. C'avete una pala, perché così abbiamo tutto a livello. No. Ma che famo, riga? Salimo subito? È certo che salimo. No, sto cadendo. Sono caduto. È caduto, aspetta un attimo. Ma davvero? Sì. È caduto perché è un Paolo, coglione. Ma che cosa combini? Ci stava un personaggio fatto di neve con un personaggio con le otto zampe. Ma ne buttate in delle settene. Ma riga, ma vogliamo salire invece di girarci i pollici? Sì, infatti. Ma che cos'è qua? Ma che è una festa? Ma che è una festa sulla neve? Raga, spaccate subito i spawner. Raga, qua ci sono i blocchi di smeraldi, raga, piateli, tante volte, va belli casa. Qua sopra c'è un altro piano, no, raga. No, è cascato di sotto. Ah, e mo se sale tutto così, mo stiamo dentro... Sì, è strano però, sta isola è veramente strana. Ma è doppia scala, dici, porta? È il robot della morte. Sì, è doppia scala. No, no, ci stanno quelli là! No, raga, c'è la morte! C'è la morte qua dentro! Ah, sì, devi scendere qua, vedi? Cioè, sta sull'ombrello. Qua devi riscendere. Riscende qua. Stiamo andando verso l'ombrello, che è tutto scuro. Non... Ah, raga, adesso non vedrete niente perché è tutto buio. Appena posso piazzare una torcia. Vediamo, aspetta, se no! Che ha fatto? Madonna, raga, c'ho due cuori per piazzare la torcia. Sono cascato, no! Ma vai, che vai. Cazzo è sta cosa, Boni. Qua? Non l'ho capito. Boni, però io sono... Però ci stanno delle armature, raga. Ci stanno delle armature strane. L'armatura è bella, là. A parte stiamo un diamante. Sta un golden apple e un flint steel. Dai, che mi è finito il picconza. Dai, sti cazzi. Quattro zucche le ho prese. Quattro zucche e delle morti. Raga, che fa? Una moto. Avanti, che c'è? È il balcone. Ma che cazzo vai, oh? Oh, questi stanno a bocca proprio di brutto. Ma che cazzo le? No, oh! No. Raga, io gli imbocco dall'altra parte. Dai, eh. Ah, raga, io ve volevo fare notare una cosa. Cioè, dica. Ma state a rendere conto della quantità di preziosi in questa cazzo? Ma tanto che cazzo ci di fa con io, loro? Regalo, no, niente, però, raga. A parte che qua sopra ci sta un altro piano dove adesso ci finiremo. Megalith block! Dai! Sì, bomba. Vabbè, ci stavamo, proprio alla fine. Che ci sta? Vaffanculo, va, due witch, pink wool. Per due blocchi se siamo fatti tutta sta cosa. Ci possiamo fare castello viola. Il castello, secondo me. Se no sta pure quest'altra isola qua accanto che però mi sembra un po' più grossa. Quest'isola qua accanto è mastodontica, frate, è gigantesca. No, andiamo a fare il castello viola. Ok, ragazzi, ci stiamo dirigendo verso questo bellissimo castello viola. Proprio gli alberi fatti col culo? Ma che cazzo è? Guarda gli alberi. Quegli alberi sono palesemente finti. Sono con la lana, vedi? Sono palesemente finti. Ma perché ci stai negli alberi che nelle lane? Ma scusa, c'è la possibilità di fare. C'è la possibilità di fare gli alberi veri, di mettere finti? Palzate. Oh, palzate. Avanzate! Ah, io pensavo alzate. È un'ora e mezza che te sto di alzate. Non lo so. Allora, tu immagini sulla registrazione, vedi Paolo che si alza, no? Io mi alzo e me ne vado. Medaglio. No, io alzate, pensavo che vi dovevo guardare, capito? Raga, che okay, cazzo duro. La merda che ci sta. Ma sì, poi è tutta lana. È tutta lana, sai, il fuoco, raga. No, mi sa che spero non sia... I blades, raga, i blade. No, il fuoco non è possibile, raga, qua. No, penso sia ovviamente... Ah, raga, io però non ho picconi, quindi distruggete tutti gli spawnara. Ah, qua c'è sta un water bucket. Vabbè che io già ce l'avevo, però... Un secchiello d'acqua, water bucket. Sì, dai. Sono tutti secchielli d'acqua ovunque. Sì, no, vabbè, Creeper, qua capito, proprio malissimo. Raga, perché qua c'è un'armatura di diamante per terra? Non m'ammazza.
Raga, qua c'è un altro spawner mezzo di cuore, c'ho mezzo cuore. Dove? Mortacci vostra. Là. Ecco, rip superale. No, sono morto. Ah! Spawnano da dietro le penetri. Mi sa che stanno sopra, stanno al piano di sopra spawner. Sì. Ok ragazzi, abbiamo finito questo primo piano, sì, direi che adesso ce ne andiamo sopra. C'è il panico. Ah no, raga, ma questa qua è TNT. Scusate. Sì. Sì. Perché io sto piazzando tutte torce a culo, eh. Perché c'è sta tutta sta TNT che io prenderò? Qua c'è un blocco di diamante. Buono. Ho preso. Ed è qua che ci sta. Io ho trovato blocco di oro, blocco di ferro e blocco di lapis. Possiamo salire verso il terzo e piove. Meglio, perché così se mi piano fuoco. Esatto, no, infatti meglio, meglio, meglio così. Perché il fuoco non ce ne fa niente. Non siete così forti sotto la pioggia, pezzi di merda. Ah, brutti stronzi. A mani nude quando me pare. A mani nude quando me pare. Questa è una porta, raga. Sto salendo di sopra. Vai delle sopra, ne. Sì, raga, tranquilli, andate su, ci penso io qua. Bravo. Mortacci Mega hit block. Trovati? Mamma mia. Sì. Blaze orange stained clay. Buono. Bomba, buono, bomba. Buono. E questo è per tornare a casa. Alex. Eh sì, sì, c'è scritto. Che dici, ci sarà qualcosa dopo queste torri? No, c'è sta un cazzo. Ah, se torna qua sotto, se torna al portone, diciamo. Ah, dai, sì. Figo. Più che dico, strano che non ci sta niente sopra ste torri. Vi? Rode tu casa! Devo dai, puoi iniziare a piazzare sti blaze. Ah, questi qua lo metti fuori? Eh? Cioè, lo devo piazzare qua sopra? Sì, 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 li devi piazzare sì. Fuori. Sì. Io intanto vado a piazzare quelli della strega? Sì, vai, sto buono. Sì. Ma io non... Ce n'ho solo due, che so. Sono l'occhio, terra. Sono l'occhio. No, è il naso, è il naso. È il naso. Ah, però, raga, non c'ho un piccone. Da mamme, ci pensi. Ok, cioè, ragazzi, guardate la strega che figa con quel naso tutto pink, wool, proprio. Beh, mamma mia, molto beh, pure, bella. Pure il Blaze. Pure il Blaze, però il Blaze è sempre in coglione con quello. Sì, il Blaze è sempre... Beh, non sarà mai brutto quanto l'Enderman. Il Blaze c'ha la faccia da... Vi prego, uccidetemi. Ragazzi, con questa chiusura molto Tumblr. Molto Tumblr, sì, a voglia. Noi chiudiamo questo settimo episodio, spero vi sia piaciuto, ragazzi. Quindi, come al solito, spolliciate, iscrivetevi, condividete... Andate a vedere i vecchi video come al solito. Quindi che, cioè, ormai, che in questo momento Alessio ci elencherà. Vai Alessio. Allora, sono sempre i video più fighi, insomma. Panica in crociera, Horror File, le 50 cose che gli Allminders non vi hanno detto. E anche la nostra top 3 dei personaggi leggendari di serie TV e videogiochi. Perché è veramente esatto, bella. Esatto, veramente bella. Andatevela a spizzare. Sì, due giorni fa sì. Assolutamente sì. Quindi ragazzi, dagli Allminders è tutto. Noi si becchiamo al prossimo video. Bella! 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 Yeah!